seduta odierna reca l'audizione informale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, FIPE, sulla situazione del commercio causata dall'emergenza epidemiologica. Do quindi la parola al dottor Roberto Callugi, direttore generale della FIPE. Le chiedo di rientrare in 10 minuti, se riesce. Grazie. Benissimo, allora cercherò di essere particolarmente sintetico. Ringrazio lei, la Presidente onorevole Martina Nardi, tutti i componenti della Commissione. La FIPE Confcommercio è stata audita in numerose occasioni, quindi salto volentieri chi siamo. Siamo la principale organizzazione di rappresentanza in Italia per quanto riguarda i pubblici esercizi. Andiamo dal piccolo ristoratore sotto casa fino a quello stellato, dal piccolo bar di provincia fino alla ristorazione commerciale. Senza dimenticarci aziende che lavorano nel campo dell'intrattenimento, del catering, della balneazione. Guardi, i dati di questo settore banalmente possono essere scomposti tra dati pre-Covid e post-Covid. Questo è un settore che prima della pandemia vedeva 1.300.000 persone occupate, circa 90 miliardi di euro di fatturato, e circa 330.000 imprese che sono diciamo, operative all'interno di questo comparto. In verità, come dire, questa audizione non avviene in un periodo ordinario, quindi come dire, non cercherò, anzi mi scuso con voi se magari tradirò un po' di nervosismo, ma non cercherò frasi ad effetto, aggettivi qualificativi o non sarò qui a sottolineare particolari passaggi, perché basta girare per le nostre città, basta comprendere facendosi quattro passi al centro di uno delle nostre tessuti urbani storici che la situazione è realmente, realmente drammatica. Siamo di fronte alla peggiore crisi dal secondo dopoguerra in poi. E guardate, come dire, uso i numeri per riportare questa situazione. Stiamo parlando di un 2020 che si chiuderà con una perdita cumulata pari a 26 miliardi di euro, circa il 27% del settore. E questo senza considerare le nuove restrizioni imposte dalla nuova ondata epidemiologica, che con i nuovi DPCM comportano per il solo mese di novembre circa 2 miliardi di euro. Cioè, per capirci, per trasformare anche questo in numero, stiamo dicendo che senza considerare nuove regioni diventate arancioni o rosse in queste ore, 127.000 imprese e 460.000 lavoratori in questi giorni, con le nuove restrizioni introdotte, non vanno semplicemente a lavorare, le imprese sono chiuse. E anche qui lo dico con estrema chiarezza, non c'è impresa, dalla più piccola alla multinazionale, non c'è veramente nessuna tipologia di imprenditore che con questi numeri può rimanere in piedi, può rimanere aperto. Se non si produce reddito, non si possono rimanere nei costi, e forse non è una provocazione, dovrebbe cominciarci anche a chiedere come accompagnare alcune realtà che temiamo non riapriranno più. Guardate, noi stiamo parlando solo nel nostro comparto della chiusura definitiva di 50.000 imprese e dell'espulsione di 300.000 lavoratori. Non sono stime, vorrei anche qui essere chiaro, sono i primi dati a consuntivo che si desumono agevolmente dal registro delle imprese. Già adesso abbiamo 10.000 imprese in meno e 100.000 posti di lavoro in meno rispetto a febbraio. Tralascio le considerazioni sulla burocrazia, sulla riforma necessaria degli ammortizzatori sociali che hanno certamente mostrato tutto il loro limite. Tralascio le difficoltà di scaricare a terra i provvedimenti che anche meritoriamente il governo in taluni casi ha messo in piedi, come ad esempio il decreto legge liquidità che si è scontrato con un sistema bancario e finanziario probabilmente sotto stress anche esso, però siamo realmente di fronte a una situazione di enorme difficoltà con una serie di imprese che si sono trovate in assenza di fatturato dall'oggi al domani. Siamo assolutamente consapevoli di essere in mezzo ad una pandemia a livello globale e siamo assolutamente in prima linea, l'abbiamo fatto anche
nel corso della prima ondata per tutelare la salute pubblica e contribuire al ritorno della normalità, ma la situazione non può essere chiudere tutto perché banalmente molte delle imprese che oggi chiudiamo rischiano seriamente di non poter aprire più. È per questo che vi ringraziamo per questa audizione, perché siamo qui anche per cercare di predisporre una serie di proposte come Federazione Italiana Pubblici Esercizi riteniamo utili per garantire nel breve la sopravvivenza del più alto numero di imprese, ma anche possibilmente garantire un percorso di rilancio per quando questa drammatica pandemia vedrà la fine. Ecco, noi crediamo sia necessario intervenire con un piano integrato di azioni che intervengono sia sulla fase emergenziale sia su un periodo di più lungo respiro. Un set di azioni che si sviluppano lungo 6 diverse direttrici. 1. Ristoro economico. 2. Riduzione dei costi operativi. 3. Generazione di liquidità. 4. Stimolo della domanda. 5. Stimolo degli investimenti. 6. Riordino del mercato. Ho pochi minuti, quindi andrò estremamente veloce. Per quanto riguarda il ristoro economico, siamo consapevoli dell'impegno del governo. Di fatto sono stati messi 3 mesi a parziale ristoro delle perdite avuto, considerando il mese del 2020 di aprile sul mese del aprile 2019. Non sottovalutiamo lo sforzo che è stato fatto, però bisogna essere realisti. Queste sono risorse che purtroppo non riescono neanche a coprire parte interamente i costi delle imprese che forzatamente sono chiuse. Va previsto uno stanziamento che, al netto di quanto già erogata l'impresa, riesca a garantire almeno un ristoro pari al 20% dal mese di marzo al mese di gennaio 2021. Per quanto riguarda la riduzione dei costi operativi, gli ammortizzatori sociali a fine anno finiranno. Ecco, anche qui non possiamo correre il rischio a fine anno di avere una fuoriuscita di decine di migliaia di lavoratori dal nostro settore. Va ricollegato il periodo di cassa integrazione con la possibilità di avviare procedure individuali e collettive di licenziamento. Non vogliamo lasciare nessuno a casa, ma non possiamo neanche chiedere alle imprese di sottoporsi ad ulteriori oneri e costi di tipo sociale. Va incentivato un patto occupazionale. Per il 2021 bisogna, soprattutto nel settore del turismo, arrivare ad una diminuzione degli oneri sociali per cercare di mantenere quante più competenze all'interno di questo mondo. Anche qui, dicevo prima, noi occupiamo 1.300.000 persone, ma occupiamo soprattutto persone di fasce deboli che comunque, se uscissero da questo settore, si ritroverebbero sui costi dello Stato, con la NASPI, con il reddito di cittadinanza. Riuscire a tagliare il costo del lavoro in questo settore è un modo, in qualche maniera, anche per evitare che altri costi siano sul bilancio dello Stato. Venga a 2 punti che per noi sono fondamentali. 1. I canoni di locazione. Ottimo l'intervento che è stato fatto con il credito d'imposta. Voi sapete, si è intervenuto per circa 5 mesi o 6 con un credito d'imposta pari al 60%, però qui bisogna essere chiari, io lo dico senza vergogna, senza timone: i nostri associati non sono in grado di pagare gli affitti. Io non so più come dirlo, l'alternativa è che si riempiranno i tribunali di contenziosi, e questo sta già avvenendo. È necessario intervenire in due direttrici da questo punto di vista. Da una parte, cercare di lavorare con il sistema bancario perché i crediti di imposta siano effettivamente cedibili al credito bancario. Nessuna banca, nonostante la norma lo preveda, oggi prende i crediti di imposta previsti dalla norma. Il secondo aspetto: bisogna incentivare accordi tra locatori e locatari, cercando magari con schemi di incentivazione fiscali, non lo so, attraverso magari l'applicazione di cedolari secche anche alle locazioni di tipo commerciale, di favorire accordi nuovi tra locatori e locatari che vadano verso un abbassamento degli oneri. Su tutto, blocco degli sfratti sul 2021, altrimenti il rischio è di trovarci oggettivamente con una serie di contenziosi senza fine per i prossimi anni.
sulla cancellazione del differimento degli oneri fiscali, immagino che vi abbiano già detto tutto, però ci sono alcune norme e alcune tasse che sono particolarmente antipatiche. Penso alla TOSAP, che è l'unica possibilità che abbiamo di poter lavorare all'esterno piuttosto che alla TARI sull'immondizia. Queste nel 2021 perlomeno andrebbero cancellate, e magari le imposizioni fiscali del 2020 rateizzate su un lasso di tempo certamente più pari. Liquidità, anche qui, guardate, come dire, il mondo reale ci dice una cosa molto semplice: i nostri imprenditori dopo 9 mesi sono diventati non affidabili per il sistema bancario. Che significa questo? E anche qui lo dico con forza, sperando di far passare il messaggio. Significa che anche se noi prevediamo il 90% di garanzia dello Stato attraverso il Fondo Centrale, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, ovvero sia la SACE, alla fine se un nostro imprenditore va a chiedere un finanziamento in banca, oggi a volte si sente richiedere una fideiussione accessoria personale di un ulteriore 150%. Serve un patto con il sistema bancario. Il 2020, lo dico male, ma lo voglio dire così, va considerato come una bad company. Vanno presi quei debiti maturati nel corso del 2020 e vanno spalmati in un arco temporale di almeno 15-20 anni per permettere agli imprenditori di ripagarlo. Nessuno vuole regali, tutti vogliamo restituire, ma vogliamo essere messi in condizioni di restituire, perché non è colpa nostra se nel 2020 non abbiamo potuto operare. Non è colpa di nessuno, ma non è certamente colpa neanche degli imprenditori. 20 anni di recupero, un finanziamento garantito a 20 anni con un periodo di preammortamento di 24-30 anni. Ma bisogna lavorare sullo stimolo della domanda con una magari rimodulazione dell'imposta sul valore aggiunto. Presidente, segretario. Mi perdoni se la interrompo un attimo, le devo chiedere di avviarsi a conclusione, così almeno diamo spazio anche alle domande dei commissari. Grazie. La ringrazio, perché il periodo è talmente tragico che faccio fatica a essere sintetico, ma cercherò di essere breve. Sull'IVA, ormai la maggior parte dei paesi europei hanno compreso che questo è un fenomenale modo di incentivare la domanda, almeno sulla sport e sul delivery. Almeno su queste attività possiamo fare un'attività di abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto e dare un minimo di respiro a questi interventi. Guardate, vado all'ultimo punto, poi vi manderò una nota, che è quella del riordino del settore. Bisogna certamente pensare al futuro. È assolutamente importante e imprescindibile pensare al futuro. Però da questa lezione bisogna trarre qualche insegnamento, da questa crisi bisogna trarre qualche insegnamento. Mai, come in questo caso, va distinta la vita dell'impresa da quella dell'imprenditore. Con la doverosa esclusione dei fenomeni patologici, bisogna lavorare affinché ci sia un fondo che mitighi gli effetti sull'indotto e sui lavoratori rispetto al fallimento prevedibile di migliaia di imprese. Un fondo di chiusura dell'impresa a causa Covid, che mitighi l'effetto a catena sull'indotto. Al tempo stesso bisogna intervenire sulla legislazione fallimentare della crisi di impresa, perché, e anche qui lo dico male, ma lo dico in maniera diretta, una cosa sono gli imprenditori, una cosa sono le imprese. Bisogna evitare... Mi perdoni veramente, la devo invitare a concludere. Va bene, grazie. Io concludo, guardate, perché credo che questa crisi abbia fatto emergere con forza la fragilità di questo sistema e forse anche gli errori di una visione semplicistica di questo settore. Non voglio ritornare alla legge 223 del 2006, però è necessario rivedere le barriere d'ingresso a questo settore, investire sui criteri patrimoniali delle imprese, investire sui criteri di accesso professionali a questo settore, ed investire anche sulla formazione continua dei nostri collaboratori e dei nostri imprenditori. E guardi, io so che dovete sentire molti, però mi permettano, e non sono polemico, mi creda, noi rappresentiamo 120.000 imprese, ogni giorno siamo a contatto con la disperazione delle persone.
credo che forse un po' più di 10 minuti in questo caso sarebbe stato opportuno. Dottore Calugi, penso si sia preso ben più di 10 minuti, io la ringrazio per il suo contributo e qui non c'è la volontà, penso, di nessuno, anzi le posso assicurare, mi faccio garante di chiunque in questa commissione, che non c'è volontà di toglierle la parola. Il problema è che, rispetto di tutti gli ospiti che avremo, è normale che dobbiamo contingentare i tempi. La ringrazio ancora per il contributo e devo chiedere all'onorevole De Toma, che è iscritto a parlare, se può di tenersi stretto, perché abbiamo dato qualche minuto in più al dottore Calugi. Grazie. Grazie Presidente, saluto ovviamente Roberto Calugi, gli dico di stare tranquillo perché c'è una commissione qui di commissari che sono consapevoli di quello che sta accadendo e stiamo affrontando anche noi con le nostre ovviamente difficoltà, cercando di dare risposte concrete alla vostra categoria che è assolutamente molto rappresentativa. Faccio una domanda più che altro collegata a un intervento precedente di Union Camere, parlando dell'e-commerce. Ovviamente per l'e-commerce ha inserito anche che le consegne o lo asporto o comunque le consegne, c'è stato un notevole incremento per quanto riguarda le vendite online nel vostro settore, ovviamente parlando del settore FIPE come quello per quanto riguarda l'abbigliamento. Nello specifico, volevo sapere se voi avete riscontrato effettivamente, e immagino sicuramente ci sarà stato, ma ovviamente non potrà mai sopperire tutte quelle che sono le mancanze dovute dalla mancanza della presenza fisica delle persone, sia nei ristoranti che nei bar. Però su questo settore, se ha qualche elemento in più da poterci dare. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi? Sì, Presidente, sono Squeri. Credo che ci sia un altro intervento, forse Squeri. Onorevole Squeri, ci sente? Mi sentite? No, la sentiamo un po' piano, magari si avvicina al microfono. Mi sentite meglio? Sì, la ringrazio, prego. No, intanto ringrazio dottor Calugi e l'amico Roberto per l'esposizione che ha fatto di un momento drammatico per il commercio in generale, pubblici esercizi in particolare. Rimanendo però nella concretezza e nella qualità, io volevo chiedere rispetto a, adesso abbiamo procinto l'analisi per affrontare il decreto ristori. La domanda è questa: se attualmente il decreto ristori ha colmato le lacune dei precedenti decreti che dovevano prevedere un fondo perduto per le attività economiche, ma che in più casi ne hanno colto alcune specificità? Una domanda. Seconda domanda, a noi risulta, ahimè, che riguardo al fondo perduto del decreto rilancio, mentre c'è stata una partenza spedita, poi a un certo punto, verso il finale, diciamo, del periodo consentito, si è bloccata l'erogazione, per cui l'arrivo del fondo perduto per chi ne aveva fatto richiesta. E addirittura per il decreto agosto, tutto quello che è stato richiesto per le zone ad alta densità turistica, sempre legata alle attività economiche, non è ancora arrivato niente come fondo perduto. Per cui che riscontro hanno su questo aspetto, che è molto preoccupante e certamente non è di buon auspicio né per quelli che hanno fatto la richiesta precedentemente né per quelli che la faranno adesso. Grazie. La ringrazio, onorevole. Ci sono altri interventi? Ok, dottore Calugi, prego, 3 minuti se possibile, grazie. Anche meno, innanzitutto rispondo all'onorevole De Toma che saluto. Il tema dell'e-commerce, ovviamente applicato al nostro mondo, ha avuto sicuramente un miglioramento, nel senso un incremento nel corso della crisi. Ovviamente, come ricordava lei, rimane comunque estremamente marginale, soprattutto in alcune aree del paese. In alcune città come Roma, Milano, Napoli, comunque i grossi centri urbani, sicuramente ha avuto un impatto, soprattutto su alcune categorie di imprese, ma rimane del tutto marginale. Lo potrei stimare in questo momento intorno a un 10% del fatturato di un'impresa. Quindi, come
come puoi immaginare, purtroppo non è, e su questo sicuramente il Paese dovrebbe lavorare anche per dotarsi di una piattaforma italiana, non sempre come dire, di origine straniera, che possa aiutare meglio anche la tipologia di imprese che rappresentiamo. Per quanto riguarda le lacune, quindi rispondo all'onorevole Squeri, che saluto anch'esso, per quanto riguarda le lacune del ristori, io non mi iscrivo a chi non riconosce comunque che 1.600.000.000 di euro siano stati iscritti sui ristori. Certamente noi abbiamo appena chiuso un'analisi, non riesce a chiudere neanche parzialmente i costi di gestione delle imprese. Purtroppo, per quanto noi in Italia siamo abituati a considerare le attività di ristorazione come piccole attività, normalmente queste sono attività che in media occupano 10, 15, 20 imprese in un mondo, in un paese che ha il 95% delle imprese che ne occupa meno di 10. Quindi sono costi di gestione alti che purtroppo, anche tenendo chiusa l'attività, corrono. E sentire l'altro giorno una società di catering che mi diceva che lui ogni mese deve tirar fuori fra affitti e elettricità circa 60.000 euro di costi, lei capisce che è particolarmente difficile riuscire a ritenersi compensati pienamente, però certamente va riconosciuto un lavoro che è stato fatto. Sul fondo perduto è vero, tra l'altro oggi arrivano i primi accrediti, va dato atto che sono arrivati i primi accrediti oggi del ristoro, quindi veramente in tempi molto rapidi, però è altresì vero, come lei ricordava, che purtroppo alcuni accrediti per l'esaurimento fondi nella prima fase poi non sono arrivati, per cui come dire, c'è stata anche questa situazione, per quanto sicuramente la situazione più difficile noi la registriamo da un punto di vista degli ammortizzatori sociali e soprattutto da un punto di vista di accesso alle risorse finanziarie. Lì ci sono situazioni paradossali, situazioni anche di primari gruppi di ristorazione che hanno messo 6 mesi e non è ancora finito il processo per riuscire a ottenere una linea di finanziamento, e questo oggettivamente aggrava ulteriormente la situazione. La ringrazio nuovamente per il contributo. La invito